Siamo dal vivo? Secondo me sì. Siamo dal vivo! Ciao ragazzi, benvenuti sulla prima live di quest'anno che spero diventi una bella abitudine. Abbiamo deciso di fare questa cosa perché mi faceva piacere stare con voi in vostra compagnia, darvi la possibilità di interagire di più e proprio per questo. Adesso aspettiamo qualche secondo per fare in modo Se che funziona. possiate voi arrivare e controllare che appunto il tutto funziona. Scrivetemi se mi vedete, se mi state vedendo, probabilmente ci sarà un po' di ritardo, quindi fatemi sapere se è tutto quanto a posto. Io penso di sì. Oggi Andrea fa il tecnico. Lo vedete andare avanti e indietro perché ovviamente mi dà una mano con le luci e con tutto quanto. Anche le Ebbene, luci, che sì. si Sì, dice? Sì, sembra funzionare funziona? tutto. Sì, dobbiamo vedere Funziona? Funziona. chat, sì, arriva di qua, arriva di là, vediamo se funziona anche quest'altro. Sì. Lo metto più grande, così lo Oh, vedi. bene, sì, Ah, ok. c'è anche Ciao Mauro. Imma, ciao Aldo, ciao Mauro. Bene, ho iniziato a salutare voi e vi spiego un po' come funziona la chat. Innanzitutto, sigla! Chiacchiere in cucina con Crazy Cake. Ok, non avevo una sigla. Ho improvvisato, ragazzi. Mi dispiace, per il momento vi sorbite questa sigla così un po' scrausa, ma vi anticipa in che cosa consiste la live, e cioè oggi vi farò vedere come preparare un piatto velocissimo, perché ovviamente mentre parlo non è che posso dedicare chissà quale tempo particolare alla cucina, però questo può essere un ottimo spunto per voi, perché così se andate di fretta, dovete cucinare appena siete tornati a casa da lavoro, potreste utilizzare come spunto queste ricette che faccio durante appunto queste live. E soprattutto il giorno prima vi avviso con gli ingredienti che vi serviranno, motivo per il quale se volete potete cucinare insieme a me. Perché chiacchiere in cucina? Perché rispondo alle vostre Quindi mi dai il domande. numero di Just Eat praticamente. E se uno torna la sera dopo che ha lavorato si mette pure a Hai cucinare? ragione. Però con la mia ricetta che è velocissima, in 10 minuti adesso vedrete, prepareremo dei deliziosissimi straccetti al limone, poche mosse, facili da preparare perché sono facili, buoni e crazy cake. Iniziamo subito. Allora, partiamo, Aperi. vediamo un pochino se intanto c'è qualche domanda. Vi volevo dire, le domande possono essere veramente su qualsiasi cosa. Potete farmi delle domande personali, potete fare delle domande ad Andrea, visto che c'è oltre al tecnico A Luci che me sta qui a personale no, fianco. eh. Potete chiedermi cose anche di attualità, se c'è qualcosa che vi piace di cui parlare nel frattempo. E vediamo un pochino. Allora. Dopo anni e anni che ti seguo, l'idea della live è veramente bellissima. Grazie Dario, grazie, grazie, grazie. Sono contenta che ti piaccia l'idea della live. E partiamo subito. Allora, innanzitutto vi dico l'occorrente di oggi, che è veramente pochissimo. L'ho già fatto vedere uno, eh. L'hai già fatto vedere. Bisogno di due limoni. Se questo è un limone, ho qualche dubbio, però questo qui è piccolino perché in realtà sono limoni biologici, quindi per questo motivo si mangia quello che si trova, ma sono profumatissimi. E intanto, Ah, altrimenti. leggo io, aspetta. Che Sì. cosa? Allora, aspettate Ah, sì, intanto. ma ho messo dal vivo. Ok, no, Andrea che mi sta facendo la tecnica, mi sta vedendo tutti quanti i messaggi. Tiziana, certo che mi ricordo di te, assolutamente. Ciao Tiziana. Allora, Andrea intanto mi Ma riporta ci lui le sono anche cose. domande fuori dalla cucina. C'è qualcuno che scrive se il Napoli si salva quest'anno. Andrea E il risponde a Napoli si questa deve salvare da domanda. tante cose quest'anno. Allora, due limoni. Oltre ai due limoni avremo bisogno anche di straccetti di carne che vado a prendere in frigorifero. Dal frigo di là. Ok, Sì, sì, sì. allora non lo vedono. Vabbè, poi magari se volete un cambio di immagine un po' più dettagliata, magari lo possiamo spostare da là. Allora, ecco
Eccomi qua con. I limoni della campagna sono i migliori. Sì, eccomi qui con gli straccetti di carne. Per gli straccetti di carne, un piccolo consiglio. Allora, utilizzo questi per fare questa ricetta perché si cucinano molto più velocemente e perché sono veramente deliziosi. Con questa tecnica si sciolgono in bocca. Dovete assolutamente provarli. Però dovete fare molta attenzione quando li acquistate perché, essendo così sottili, quando li comprate dovete metterli in frigorifero stesi, come state vedendo così, come una pizza. Coricare, pensavo che Sì, adesso mi butto tutto ti quanto addosso, che puzzando. bello. Proprio perché, come ha detto Andrea, dagli straccetti di carne può cascare un po' di sangue e questa cosa, a parte che non è molto bella, e quando c'è il pacchetto tutto quanto avvolto all'interno del frigorifero, insomma, si concentra ancora di più questo sangue, ma a parte questa cosa che non è proprio simpatica da trovare in frigorifero, si fanno anche delle macchie scure sulla carne. Invece, in questo modo, se stendete la carne, avrete un ottimo risultato e la riuscirete a conservare bene. Intanto, Andrea, Facciamo una qualche piccola domanda per domanda, me? due Vai, domande. vai. Dice Lady Tatangelo Channel, mi voglio comprare uno sbattitore elettrico con ciotola, quale mi consigli? Allora, sì, Ciao Giovanni. assolutamente. Ciao, Lady Tatangelo. Io ti consiglio quello che uso in tutti quanti i video, e cioè il Moulinex con ciotola, perché mi trovo molto bene per il fatto che, appunto, avendo la ciotola, mentre lavora, io mi metto lì e faccio altre cose. E poi, soprattutto, per una questione proprio tecnica, ingegneristica, mettiamola così, è normale che se tu fai un movimento con la mano, hai una velocità che è la tua della mano e poi anche quella dello sbattitore, ma se hai un cestello che ruota in automatico, la rotazione è più costante e quindi, avendo questa rotazione costante, quello che stai montando si monterà meglio, quindi te lo consiglio assolutamente. Lo troverai alla fine di questa live all'interno del link dell'info box. Ti lascio il link di quello che utilizzo io. Poi andiamo Ah, avanti. diceva uno che mi sono scritto, diceva chi monta i tuoi video? Chi monta i miei video? Allora, diciamo che io ho sempre montato personalmente i video. Ultimamente con il lavoro capita che a volte ho un po' di problemi, mi dà una mano anche Andrea, che come vedete è un tecnico fantastico e si diverte a darmi una mano in questa cosa. Allora, continuiamo con la ricetta, Allora, c'è mentre mi ancora fate le 22 minuti di domande. tempo, quindi bisogna fare in fretta, se no non ce la Hai fai. ragione, perché le live dureranno circa 30 minuti. Stacca la corrente. Sì, poi ha detto Andrea che mi stacca la corrente, non voglio tormentarvi, voglio fare comunque qualcosa di veloce e divertente e soprattutto farvi vedere che questa ricetta può essere Oh, dai, veloce ti stai effettivamente. intagliando. Ma adesso gli devi dire che cosa vuol dire intagliando, mentre io Continuiamo a prendo. perdere tempo. Sì. Allora, perché non è italiano, non è italiano, no, italiano no. È perdere tempo, cioè tergiversare. Perdere tempo in napoletano. Perdere tempo, sì. Ok, Quindi se vai dopo veloce aver dato sempre. anche questa lezione di Secondo me sto male qua, napoletano, eh. ma abbiamo messo il computer con la chat lì. Aspetta, accendo qua, vediamo se va meglio qua. Ok. No, se no mi fa schifo. Ok, Allora. no. La luce là non è una buona idea. Vabbè. Allora, vai, continuiamo. Lady Tatangelo, Ha grazie ragione. per tutte queste domande che mi stai facendo. Mi chiede che scuola superiore hai fatto. Io faccio il primo superiore all'alberghiera. Allora, io ho fatto il liceo scientifico. E poi ho fatto dopo ingegneria. Quella della cucina è una passione, ma se tu hai già questa passione, perché a me è venuta un po', diciamo, successivamente, quando già ero al liceo da un po', se hai questa passione, scusate la tosse, ragazzi, sono stata anch'io influenzata, fai benissimo ad essere iscritta all'alberghiero perché ti danno un'impostazione per cucina, gestione, appunto, diversa. Quindi fai benissimo ad essere iscritta lì se quella è la tua passione. Allora, intanto, Andrea, se mi prendi gentilmente la farina, perché non ci arrivo, perché dovete sapere che anche se ho una cucina che non è molto alta, Speriamo sia in realtà, sufficiente. sì, no, basta, Non devo basta. prendere neanche la scala, la sedia. Allora, altro mio fantastico
alleato. Potete seguire le domande dal cellulare e no, perché altrimenti poi non posso guardare se la live sta funzionando. Perché dal Poi siamo usciti, computer, lo no, ma a vedo io. parte quello, dal computer la live è in diretta, mentre dal cellulare arriva in ritardo. Quindi leggerei le vostre domande con ancora più Va, ritardo. basta, vai. Iniziamo a cucinare, dai! Vai! Vai! Allora, bustina. La bustina mi è di grandissimo aiuto in cucina. Utilizzo spesso le bustine, utilizzo quelle lì riciclabili, ovviamente. Così possono essere successivamente riciclate. Vado a mettere all'interno della bustina la farina perché gli straccetti di carne andranno infarinati. Allora, quindi cadrà. Ah, ok, butti tutti dentro, butti tutto dentro, a fiducia. Ah, beh, posso alzare di qua, si vede. Faccio vedere, ecco qui la bustina con la farina. Una volta inserita la bustina con la farina, no, una volta inserita la farina nella bustina, Siamo su, avrete sì, un farina della fantastico, bustina, sì, l'ho ok. detto giusto, avrete un fantastico modo per risparmiare tempo e infarinare, perché questi straccetti devono essere sommariamente infarinati, non dovrete andarli a infarinare fettina per fettina, quindi in questo modo riuscirete a fare molto molto prima. Carmelo, ti do un consiglio, non scrivere queste cose, Perché che perché cosa ha quelle cose scritto? scritte, non ho scritto niente, non ho scritto Cosa ha niente, scritto niente, niente, Carmelo? assolutamente, non ti consiglio, non funziona così. Speriamo che tua moglie non stia leggendo. Non ho letto però. No, non c'è scritto niente, scrive che tutte le donne sono brave a cucinare. Ah, ok. Allora, ecco qui il fantastico straccetto che vado a prendere. Sembra una tendina. E vado a metterlo all'interno Si della getta con nonchalance. farina. Sì, lo buttate lì all'interno della farina e con un rapido movimento fate infarinare questo primo pezzetto di carne. Però questa è la Poi, nostra ricetta, è la nostra cena, quindi sì, se questa è la cucini nostra cena. male non mangiamo. Esatto. In realtà io sto cucinando proprio per noi stasera e questo è quello che farò anche prossimamente, sempre se supportate la live, ragazzi, mi raccomando, se siete belli attivi, continuerò a farla, se ovviamente siete in pochi e magari non vi piace, è un progetto che potrebbe momentaneamente fermarsi. Ho aggiunto un'altra fettina di carne che vado sempre a shakerare con uno shaker all'interno del sacchetto e come vedete ci vuole Ci veramente vuole l'aiutante che butta la pochissimo, ci spazzatura. vuole, sì, ci vuole l'aiutante in questo caso. Quindi vado a mettere Ma è tutte carne quante. scelta, cioè vai Sono dal. fettine di manzo tagliate sottili, me le faccio fare così dal macellaio, io preferisco andare dal mio macellaio di fiducia, ma gli straccetti di carne sono un taglio facilmente E se uno non reperibile c'ha il al macellaio di supermercato. fiducia, c'ha quello di sfiducia, tipo al. Come si chiama? Se deve andare dal supermercato, che compra? Questa live Non c'è una diventa pezza per asciugarmi difficilissima. le mani questa cucina. Questa live sta diventando difficilissima. Ebbene, mentre lasciamo per il momento un po' la carne nella farina, come vedete l'abbiamo infarinata veramente in pochissimi secondi, andiamo invece a preparare i limoni. Dovremo fare una bella spremuta di limoni, Quindi quindi. Concetta pensava che le fettine fossero a pezzetti, invece no. No, no, non sono a pezzetti, ma è proprio la fetta intera che vado a mettere all'interno della padella. Allora, questi limoni Quando ci profumatissimi. sarà la prossima live? Se tutto va bene, ogni martedì. Oggi è Ogni martedì, sì. 15 giorni, sì, vediamo un Ah, po' ok. come vanno le Non ero stato cose. informato. No. Allora, vado a spremere i limoni. Per farlo io utilizzo il mio fantastico spremiagrumi, Si vede? ragazzi, io No, aspetta, oramai li copro, ok. sei tu che mi copri, ok? Io oramai veramente non potrei più farne a meno. Tutte le mattine mi faccio una bella spremuta. Guardate com'è comodo, vado lì e non c'è la spina perché Andrea ha messo le spine. Ah, e questo è grave. Pardon, scusate. Arriva la spina. Quindi qua si Allora, sentirà, è sì, silenzioso. no, sì, è abbastanza silenzioso. Fallo dire a loro, si sente? Ma dai, è silenzioso. Se, la sentivate la mia voce? No. Quindi vuol dire che è rumoroso. È È odioso la mattina sentire questo silenziosissimo. rumore. Ci vuole qualcosa di più silenzioso. Si sente o non si sente? Ma sì,
si sente, dai. Ah, cioè, Angela dice che ha imparato a cucinare grazie a te. Angela, grazie, sei un tesoro. Sono contentissima che ti trovi bene con le mie ricette. Allora, guardate qui quanto succo sta uscendo col mio fantastico spray di agrumi. E poi soprattutto non mi sto stancando, che è arrivata quest'ora dopo una giornata di lavoro, devi star lì anche a spremere il limone? No, no, lo faccio fare allo spremiatore, ragazzi. Mi raccomando, spremete tutto per benino, la ricetta è già praticamente quasi finita. Io faccio anche una leggera spremutina a mano, oltre che con, diciamo, la parte superiore dello spremiagrumi, soprattutto quando sono piccolini, mentre con l'arancia andiamo veramente liscissimo. Ecco qui, e intanto vediamo un pochino se ci sono altre domande. Allora, Cristiano chiede: io ho 17 anni, mi piace tantissimo cucinare, tutti mi dicono quando cucina questo e quando fai quello, soprattutto mi piace molto fare i dolci, mi piace molto la cucina, mi distoglie dai pensieri. Ti capisco, anche io mi distraggo molto con la cucina, è praticamente il mio tocca sana. E allora, intanto, oh, grazie Aldo. Oh mio Aldo, grazie, sei stato carinissimo. Allora ragazzi, c'è questa nuova funzione della live dove praticamente, se volete, potete fare delle donazioni, e grazie Aldo per averci sopportato con questa live. Adesso ci sopporterai mentre cuciniamo, dopo ti ringrazierò in privato con un messaggio, grazie mille. Scrivici in privato. Allora, adesso, quanto succo hai fatto vedere? Attenzione, ecco, ecco qui. Quanto succo? Guardate qui, tutto questo succo! Allora, adesso prendiamo la padella, al suo interno andiamo a versare. Facciamo un'immagine un po' più vicino, da lì. Sì, sì, se riesci meglio, il mio cameraman arriva. Non vomitate, mi raccomando. Scusate ragazzi. Allora, ecco qua, siamo sulla padella. Ok. Allora, prima riesco a leggere. No, no, io leggo, non ti preoccupare. Metto olio di fondo, quindi vado a coprire tutta quanta la padella. Secondo me, se accendi la luce là si vede meglio. Dici? Ok, visto? Si vede benissimo. Spero di non fare niente il vomito. Allora, adesso, quindi... Ciao Cristina. Cristina, sì, da qui non riesco a leggere. Penso di sì. Sì, 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 Cristina ti saluta. Allora, intanto vi volevo parlare di un argomento che mi ha fatto veramente molto molto ridere in questi giorni, e cioè, aspettate, intanto la cosa importante vi faccio vedere. Quanto ride? Moltissimo. Intanto la cosa importante, aspetta, gli facciamo vedere come vanno messe le fettine all'interno della padella. La fettina, anche se è bella grande, vedete, va poi leggermente spinta all'interno dell'olio, anche se appunto potrebbe coprire tutta quanta la padella. Questo perché, essendo sottile la fettina, nel momento in cui noi la facciamo un pochino più frastagliata in questo modo, riusciamo a fare in modo che trattenga maggiormente l'umidità. Quindi andiamo a fare questa operazione per tutte quante le fettine. Vedete, le sto un po' stropicciando, insomma. Ogni tanto inquadrare, sennò potrebbero pensare che non sei tu che cucini. Beh, perché devo dire, sto facendo una cosa proprio di alta nouvelle cuisine, quindi c'è il dubbio che possa essere. Non voglio metterti fretta, ma sono le 20:19. Ah, bene, ok, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Allora, abbiamo messo queste altre fettine. Ecco qui. Ma poi prendi direttamente tutto dal forno già cucinato? No, non c'è niente nel forno. Adesso prendiamo il limone, lo andiamo a versare sopra. Ma il fuoco è acceso? Non ancora, questo si fa tutto a freddo. Andiamo ora a mettere... Che cosa? Il coperchio. Ah, già l'avevo spostato, colpa sì. Mia, scusate. Facciamo una leggera shakeratina e poi iniziamo a cuocere.
con fiamma, scusatemi, passo avanti alla telecamera, con fiamma media, prima da un lato e poi dall'altro. Ok, intanto mentre cucina puoi ritornare nella postazione principale. Ok, ero io il cameraman, si vede? Scusate se si vede di qua. Ci sei? Allora, Jeball83, eccoci qua. Aspetta che qua sta. Ok. Ma è un po', ok. Così, buco, ecco. Sì. Sì, le bucce di limone puoi toglierle. Ok, allora... avevamo comunicato gli ingredienti per cucinare insieme a noi ieri su Instagram, quindi forse non mi segui lì, mi raccomando, mi trovi con The Crazy Cake. Quanti trovi... minuti qua sopra? Dice Giovanni. Allora, su, da un lato 5 minuti, dall'altro 5. Ah, ed anche Angela sta cucinando con noi. Bene, brava Angela, sono contenta che cucini insieme a noi. Intanto, allora... Oh, ciao Cristina, sei una nuova iscritta. Grazie Cristina per esserti iscritta. Allora come va? Allora, ho aggiunto un altro pochino di olio. Perché non era sufficiente. Perché quello. Mi sono accorta che c'erano delle parti che non erano completamente immerse. Ne ho messo giusto un cucchiaio. E... mancano 9 minuti. Mancano 9 minuti. Ce la farò a cucinare in 9 minuti? No, ce la devi fare. Ce la devo fare. E intanto, mentre cucina... vabbè, no, allunghiamo, no? Sì, vabbè, dai, qualche minuto in più ce lo prendiamo. Però adesso è un po' una sorta di sfida. Volevo sapere, argomento del giorno, vi volevo raccontare questa notizia che mi ha un po', diciamo, fatto ridere, e cioè, a proposito di limoni, avete visto la nuova candela di Gwyneth Paltrow al profumo di bergamotto? Voglio sapere, aspetta, perché tu la sai questa cosa. Voglio sapere se voi avete sentito la notizia su questa candela e su come si chiama. Scrivetemelo nei commenti. Allora, io voglio sapere se è un piatto dietetico. Allora, c'è una filosofia di pensiero, e cioè... quello che è fritto non è dietetico, le fettine vengono leggermente fritte perché c'è olio abbondante, quindi diciamo che in realtà non sarebbe dietetico, no, non è molto light. Ma certo, se non lo fai tutti i giorni, ma lo fai una volta a settimana, si può fare. Giovanni, vuoi sapere? Oh, scusami, ti hai detto come vestire questo? Te lo dico lei. Che cosa? Non lo so, che ti ha detto come vestire questo? Allora, questo qui è il Kenwood Professional, con cui mi trovo benissimo, perché rispetto al Kenwood normale riesce ad impastare fino a 4 kg di impasto, quindi quando faccio i casatielli è veramente il top. Si allora, sente friccicare, eh? Sì, allora, se prendi la telecamera gli facciamo vedere a che punto siamo arrivati. Ah, sì, allora scusate. Sono trascorsi circa 3 minuti, vedete ragazzi? La situazione è questa, potete muovere un po' le fettine. Bisogna girarle? No, per il momento ancora no. Vanno solo mosse. Arriva l'odore. Come sei cattivo. Questa è una telecamera super professional. Che, arriva anche l'odore. Non scrivono, quindi non arriva. Ma perché tu dici delle cose che voglio dire... ho posizionato un'altra volta. Sì, sempre male, sempre male. Così, ecco. Ok. Ok. Che hanno scritto? Non lo so. Grazie per la risposta, Allegro. Figurati. Non so, ho risposto io, ho risposto Kaya. Allora, Luigi hai fatto... ok, quella... ah, ma so proprio... Luigi hai che fatto memoria. Una domanda fantastica, grazie per avermi scritto questa cosa, e cioè... il sale quando si mette. La bellezza di questa ricetta è che se vuoi puoi non utilizzare il sale, cioè io ti consiglio di fare queste fettine solamente con olio e limone e di non mettere il sale, perché secondo me non è necessario. Si sente il sapore del limone, l'olio d'oliva si sente l'odore, perché Angela ha detto che si sente, quindi... e quindi
quindi non lo state a sentire. E quindi questa cosa ti permette di mangiare senza sale. Spesso si hanno problemi, non si può utilizzare troppo sale e questa ricetta è perfetta per non utilizzare il sale. Mi sa che penso che andrò a mangiare a casa di Francesco. Perché Francesco non usa il No, sale? Francesco sta cucinando risotto con zafferano. Ah, ok. Allora, mentre se vuoi utilizzarlo, ti consiglio di utilizzarlo a fine cottura, perché metterlo in cottura ti farà uscire un po' di sangue in più dalle fettine che si disidrateranno eccessivamente, quindi ti consiglio di mettere il sale in cottura in questo caso. Allora, stiamo continuando a cuocerle. A che punto siamo? 20 e 25 e nessuno di voi mi ha ancora detto come si chiamano le candele di Gwyneth Paltrow. Evidentemente non sono informato. Secondo te questa ricetta potrebbe essere il sorriso alla regina Elisabetta. Aia, aia. Mauro, la regina Elisabetta è Oh, ma se la arrabbiatissima. regina Elisabetta non c'ha il sorriso lei. La regina Elisabetta è arrabbiata, no, in questo periodo non credo proprio, perché Quanto c'ha la regina Harry se ne Elisabetta? va. Lo sai che Harry se ne va? Dove se ne va? Harry lascia la famiglia reale. Veramente? Sì, E lascia la perché? famiglia reale perché insieme a Meghan hanno deciso di non usufruire più dei soldi Megan, chi Megan? pubblici. Meghan, la moglie. Megan Fox! Ma perché sta con Ragazzi, Megan Fox? È normale che lo no, lascia la è regina! sempre un'attrice, però non è Megan Fox, è Meghan Markle. Ma Andrea vive Ah! fuori dal mondo, secondo E me. perché? Ma non gli Comunque, conviene, economicamente non gli conviene. è questo il fatto. Io ho letto tantissime cose al riguardo. Economicamente perderebbero uno stipendio di circa 3 milioni di sterline l'anno. Evidentemente lei c'ha più soldi. No, non è che ha più soldi, si vocifera che con la pubblicità, No, secondo me ha capito che la contratti nonna su non muore Instagram. mai. E allora ha detto basta, cioè non porto proprio come una vacca. Perché tanto questa non muore, quindi. Quanto c'ha? Quanto c'ha? Ma non lo so, 90? 97 mi sembra, Non lo non lo so so. veramente. Controllate, non posso Allora, adoperare troppe cose. bisogna controllare la carne intanto, vediamo a che punto è, prendi la telecamera. 94, cioè 94 anni, capito? 94 anni e secondo me non muore nemmeno, secondo me. Vai con la telecamera E che ma io io come ti pare farò però più grande. vedere, Ah già, scusami, noi attenzione. staremmo cucinando, Sì, scusate. noi staremo sempre cucinando, però come vedete è un piatto talmente semplice che possiamo anche chiacchierare. Ecco qui, come vedete ragazzi, adesso le fettine si sono colorate anche nella parte superficiale, quindi possiamo andare a girarle. Le andiamo a girare e la farina ha fatto una deliziosa crosticina. Questa parte qui la adorerete. Adesso quindi È girate vero, confermo. tutte quante le fettine e fate dorare le fettine sull'altro lato per appunto altri 5 minuti. Dopodiché il piatto sarà pronto. Vai Andrea, puoi tornare in No, non ce la postazione. facciamo. Forse perché la prima live allora Andrea ti continua a posso posizionare perdonare. male. Eccoci qua. Eccoci qua, Ok? perfetto, ci siamo. Allora, io Non mi posso mettere, sennò sto mi finendo un oscuro. attimo di girare le fettine Vediamo se riesco a leggere. e copro di nuovo. Ma in teoria, ma si girano sempre in continuazione. No, no, chi l'ha scritta questa cosa? L'ha No, lo scritta dico qualcuno? io. Si vede che la dici tu questa cosa. Allora, ragazzi, assolutamente. Ah, aspetta, ci sta qualcuno che ha scritto. Quando cucinate la carne, Naj Onis, penso. aspetta, aspetta, perché questo è importante. Cosa ne pensiamo di questa candela? Ma Quando cucinate la carne, non giratela 100 volte. Andrea ha detto una corbelleria, perché più la girate, più la carne diventerà secca. Va girata una allora volta c'è sola. Adriana che dice Vai! se si può sostituire questo tipo di carne con un altro tipo di carne. Certo, puoi sostituire tranquillamente anche con carne bianca, tipo pollo o maiale, ma anche in quel caso ti consiglio di fare delle fettine sottili perché viene più saporita. Poi, Concetta dice che è la prima volta che mi sente parlare napoletano. A volte capita. Cerco. Che cosa ne pensiamo di questa candela? Di questa chi ce lo candela? chiede? Naj Omis? Ah, No, ok. Naj, no, non so come si pronuncia. Forse è più facile il cognome, penso. Allora, sì,
La questione è questa, che Gwyneth Paltrow, che sembra una ragazza così chic, Aspetta, come fece quel film? Come si chiama? Sliding Sliding Doors, Doors, sì. sì, una ragazza così chic, per bene, pudica, come mi chiama questa candela? La candela all'odore della mia vagina. Sì, ragazzi, si chiama così. Allora, da una parte mi ha sconvolto il fatto che lei chiamasse così questa candela, perché se l'avessi chiamata così, No, secondo me sarà tipo una qualcuno cosa più per sfacciato. sponsorizzare qualche cosa, Ma allora, forse. per esempio, una Miley Cyrus che è così Ma secondo trasgressiva. me ultimamente non sta facendo film. Che film ha fatto ultimamente? È solo Iron Giustamente è morto, hanno fatto Iron Man è morire morto, e lei non allora ha fa più detto questo va in niente. pensione, ma io non fatico più. Esatto, lei non fa più niente. Allora si deve rilanciare. Comunque, la cosa che mi ha sconvolto di più è che la candela costava A me la cosa che mi 75 sconvolge di più è che dollari. siamo già un minuto fuori, eh. Quindi non vorrei No! dire, La però. carne però è pronta, quindi con la ricetta ci siamo. E vi dicevo, la candela. No, gli devo raccontare questo fatto perché sono rimasta Allora, se noi sconvolta. la raccontiamo nella prossima No, no, puntata. dai, devo finire di raccontarglielo. Allora, la candela costava 75 dollari ed è andata sold out in 2 ore. Dice Mauro, stai da sulla metropolitana sbagliata. È esatto quello che sì. Quella ubriaca. Comunque, Ma secondo me è vi do finta la questa. mia opinione personale. Io credo che sia un genio. Io credo che si stia bruciando la No, carne. non si sta bruciando la carne. Adesso vi faccio vedere che è pronta ed è deliziosa. Per me Gwyneth Paltrow è un genio. Ho fatto bene a mettere questo nome perché ha fatto andare sold out in 2 ore le candele. Anche se a volte prende, ho letto, sta prendendo delle direzioni un po', Ah, diciamo. ciao bello, dice di invitare anche a tua sorella. Certo, prossimamente invitiamo anche lei se vi fa piacere. Magari lei le facciamo fare l'assaggiatrice, Giovanni sapete, è dice un po' tutta la famiglia, difficile Milù dirle sta di dormendo. no. Poi io sto cucinando, quindi per quello non tocco Milù nel frattempo. Prossima live invita tutta la famiglia, certo. Siamo sempre 2 minuti Siamo fuori. 2 minuti fuori, impiattiamo. Piatto per Non favore, impiattare. ragazzo. Sì, Lo prendo da io qua, faccio attenzione alla anche. Sì, testa. vai. Vai. Bellissimo. Miau. Ma lo sapete che Ok. mi hanno cambiato le pile a questo coso? Sì, noi, Attenzione ecco alla testa. qua, noi non lo sapevamo, ma il No, io lo sapevo portellone. che ci No, c'erano io le non lo sapevo pile. che c'erano le E che ci pile. Io stava pensavo ci l'alieno fosse la dentro, spina. Sì, l'alieno. eh. L'alieno Pensavo che. ci fosse la spina. Adesso in piatto vi faccio vedere il risultato finito. Ma se ne mangiate le batterie, incredibile. Ah, aspetta, bisogno della mano. No, non c'è bisogno No, di una dover mano. guardare mentre piatto. No, però No, facciamo la così. bellezza di questo Allora, questo è il piatto. piatto vuoto. Tra un po' diventerà piatto pieno. Esatto. Continuano a scrivere. Ed ecco qui. Lei ci hanno fatto. Milù dov'è? Milù sta dormendo sopra il cuscino. Sì, E dopo Milù la è una passeggiata pigrona. si È una stanca. vera, vera pigrona, Milù. E non ce la fa. No, non ce la fa. È una super pigrona. Anche se si è sentita chiamare in causa perché adesso ha sentito il suo nome e quindi. Ed Gabriella dice proprio ecco, oggi. Andrea mi Che sta cos'è? coprendo Oh, tutta, eccomi qua. scusami. Ed ecco qui, ragazzi. Oh, il fumo si La, vede. sì, la carne è pronta. Il fatto che la farina si sia Attenzione. dorata la rende bella croccante. No, no, si vede, si vede. Vedete? Sì, si vede, si Non mi vede. appannare l'obiettivo. No, non ti appanno l'obiettivo. Allora, chi c'è ancora? Gabriella, cosa dice? Sì, lo sportello Sono la elettrico. ragazza? Tenta la testa. Grazie, che bello Gabriella! Sono contenta che hai letto il libro e che ti è arrivato il mio messaggio di auguri. Grazie per avermelo scritto, mi fa piacere. E, E mi niente, andiamo a ricordo di quando ho mangiare. fatto questo messaggio. E, aspetta, cos'altro stava scritto sotto? No, scusami. Mi sono persa la live per studiare. Non ti preoccupare, sì, poi adesso sistemeremo tutto e dovremo rimetterla live, cioè online, live ovviamente. E niente, ragazzi, la ricetta è finita. Spero di avervi Siamo tenuto 4 minuti fuori, compagnia. è Sì, fuori solo 4 tempo. minuti, dai. Assaggio, sì, assaggio, assaggio. Facciamo l'assaggio.
giustamente, sono proprio dopo non ci credono che la mangiamo, ma veramente. Allora, dopo magari facciamo qualche foto dove vediamo che se domani non usciamo la tua invece, video vuol dire che siamo morti, esatto, perché siamo morti perché ci ha cucinavo provato. mentre facevo la live. Allora, ecco qui la fettina, ve la faccio vedere, bella tagliata e fumante. Andiamo ad assaggiarla, sperando di non scottarmi. Ragazzi, è buonissima, pronta come avete visto in 10 minuti mentre chiacchieravo con voi, l'ho preparata e soprattutto è buona anche senza sale. 5 minuti fuori. 5 minuti fuori, vabbè, ci perdoneranno. Intanto vi auguro buon appetito. Spero di avervi tenuto compagnia insieme anche al mio tecnico Luci. Vabbè, anche E marito, vabbè. no, oggi sei solo tecnico Luci. Vabbè. Vi volevo dire, fatemi sapere, scrivetemelo nei commenti quando riuscirà la live, se questo progetto vi piace, se volete altre live, se avete degli argomenti di cui volete che io parli durante le live. Insomma, avete visto, possiamo parlare veramente un po' di tutto, di cose, diciamo, di attualità, di cose mie, domande sulla cucina, domande sui miei attrezzi. Tra l'altro vi ricordo che nel box info vi lascio appunto Ma tutti quanti gli cuciniamo strumenti sempre lo stesso ogni utilizzati. volta? No, No. mica la prossima volta rifacciamo gli straccetti. Faremo sempre ricette veloci da poter fare insieme a me. E soprattutto iscrivetevi su Instagram perché lì vi do gli ingredienti il giorno prima, mi raccomando. Vi saluto ragazzi, grazie per essere stati con me. Un bacio forte anche con Andrea, Il ovviamente. tecnico. E buona serata e buon Buonasera, buon appetito. appetito. Ciao! Ciao.